Buongiorno a tutti, bentornati a Dritti al Punto. Questo sabato in diretta saremo insieme fino alle ore 16 e vi porteremo a conoscenza di alcune novità molto interessanti che riguardano la medicina. Il primo blocco questo riguarderà. Allora, salutiamo Antonio Arabbia, il nostro opinionista. Ciao Antonio. Ciao Roberta. La vice direttrice oggi è costretta a stare con noi, Francesca Vieri. No, con grande piacere ovviamente, però insomma è sabato, magari, no? Poteva stare altrove, però. Però vabbè, ok. E poi Alessio D'Ancor, il piccolo regista, molto bravo. E allora, eccoci qua. Tutti pronti? Presentiamo subito il primo ospite, il professor Lino Di Rienzo Businco, perché ci parlerà di una grande novità, il vaporizzatore molecolare per le patologie e otorinolaringoiatria. Professore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti voi, grazie dell'invito. Grazie a lei per averlo accettato. Il professore ha un curriculum spaventoso, ha lavorato in tutto il mondo, possiamo dire, è anche consulente del CONI, Accademia Lancisiana, insomma, un big per quanto riguarda la medicina. Allora, professore, le allergie sono una nota dolens della nostra civiltà. Più passano gli anni e più si intensificano. Fattori scatenanti, lo stile di vita, lo stress in primis, l'inquinamento ambientale, eccetera, eccetera. Però fatto sta che, insomma, anche ragazzi, adolescenti cominciano ad avere queste manifestazioni di allergia. Allora, cominciamo con proprio l'ABC, professore. Professore, quali sono le cause della cattiva respirazione nasale? Sì, noi possiamo incontrare difficoltà nella respirazione in maniera globale, fondamentalmente per alcuni intoppi nell'ingresso dell'aria all'interno del nostro organismo. E quindi il primo di tutti sono l'ingrossamento dei turbinali, quelle strutture mucose con cui riscaldiamo l'aria, la filtriamo, la umidifichiamo, la condizioniamo, sono dei meravigliosi climatizzatori, termosifoni, ne abbiamo tre per ciascuna fossa nasale, che hanno una preziosa funzione come baluardo delle vie respiratorie. Abbiamo imparato a conoscere tutti quanti l'importanza di una buona manutenzione, di una buona salute delle vie aeree, specie in epoca pandemica dopo il Covid. E per tanti motivi, alcuni li ha accennati lei stessa, dottoressa, l'inquinamento ambientale la fa da padrone, ma anche i cambiamenti climatici, gli sbalzi igrotermici proprio di questi giorni, la frequentazione di ambienti confinati, aerei, treni veloci, ma anche ambienti di lavoro senza ricambio d'aria, tutto questo può intasare, può Ma anche gli rovinare ambienti di lavoro senza ricambio d'aria possono, diciamo, favorire il. Sì, maggiormente possono per chi è allergico delle problematiche? esatto, un accumulo e uno sviluppo di allergeni che possono ristagnare e moltiplicarsi, pensiamo all'agaro della polvere, tutti all'interno degli ambienti con scarso ricambio d'aria e condizioni di umidità sbagliate, e quindi possono raccogliersi all'interno di questi turbinati che si ingrossano, si ipertrofizzano, come si dice in gergo, e quindi si determina una cascata di problemi che sono ben noti a chi respira male, quindi difficoltà nelle svolgere attività fisiche, difficoltà nel riposo notturno, catarro nasale che può entrare nei seni paranasali determinando fastidiosissime rinosinusiti, otiti Anche il russamento notturno ha qualche attinenza con questo? catarrali. Sì, l'alterazione del sonno è uno dei tipici fattori di allarme della complicazione della ostruzione respiratoria nasale che provoca russamento notturno fino alle fastidiose apnee del sonno che possono essere potenzialmente molto pericolose per la salute cardiovascolare, pressione, cuore o addirittura perfusione del cervello, dei distretti nobili. Sappiamo quanto sia importante il periodo del sonno notturno per restaurare e resettare una buona funzionalità di tutto l'organismo, quindi il russamento notturno non è tanto il rumore che dà fastidio al partner, che disturba il sonno perché si è mangiato pesante o si è bevuto un bicchiere di vino in più, è una patologia molto importante che noi oggi siamo in grado di intercettare, di diagnosticare in maniera molto precisa con degli esami strumentali molto sofisticati ma molto semplici da eseguire per il paziente. Lo eseguiamo per esempio con un orologio molto sofisticato, una tecnologia israeliana che è stata portata per lo studio del sonno in maniera molto semplice e non invasiva. Per esempio, con questo watchpad si può
fare una vera mappatura del sonno, scannerizzando minuto per minuto ogni singola alterazione, se questa c'è, in termini di ipossia, in termini di danno cardiovascolare o anche di danno cerebrale. Quindi, ecco, tante sono le cause per cui si può respirare male dal naso o dalla gola o dai bronchi. La cosa importante è riconoscerle precocemente perché oggi i trattamenti sono estremamente innovativi e soprattutto massimamente conservativi. Quindi tante terapie mediche nuove, tanti device per inalare dei farmaci, abbiamo accennato anche in apertura, il microdroplet recentemente frutto della ricerca italiana, dell'innovazione italiana, di cui ho avuto l'onore di far parte come capo del team di ricerca, ma anche tanti trattamenti mini-invasivi a base di palloncini che vengono introdotti con la tecnica endoscopica nel naso, sfruttando la narice, quindi senza alcun tipo di traumatismo, e sono in grado, insieme alle radiofrequenze, di rimodellare, di riventilare tutto l'albero respiratorio, passando dai turbinati fino ai seni paranasali, fino alla tuba di Eustachio. Pensiamo alle otiti catarrali del bambino, ma anche dell'adulto, per chi vola in aereo, chi si sposta con treni veloci, chi è sottoposto a sbalzi di pressione atmosferica, perché magari deve passare da una collina o da una montagna a un territorio più basso, e così via, i mal di gola, il russamento notturno, fino alle vere bronchiti e broncopolmoniti, ripeto, con cui oggi purtroppo tutti quanti abbiamo imparato a confrontarci. Che tra l'altro vengono maggiormente, mi corregga se sbaglio, proprio alle persone allergiche, hanno un bersaglio, sono un bersaglio maggiore di questo tipo di patologia. Sì, molto vero questo che dice dottoressa, perché le persone allergiche hanno delle sorte di antennine, che sono poi i recettori delle allergie, degli allergeni, che sono iperespressi, overespressi a livello di tutto l'albero respiratorio, sempre sui famosi turbinati, ma anche sui bronchi, anche sulla laringe, per cui si crea una sorta di confusione quando l'ingresso del virus a livello della via respiratoria intercetta questi recettori, per cui la patologia allergica si somma con la patologia virale ed una aggrava l'altra e quindi si è sicuramente più Certo. esposti. Ma infatti, professore, durante il Covid dicevano, voi specialisti dicevate, che c'erano più rischi per le persone allergiche proprio perché hanno comunque i bronchi e i polmoni in uno stress perenne, no? Sì, E c'è una quindi questa cosiddetta. patologia avrebbe aggravato ancora di più la situazione. Sì, verissimo, l'ipersensibilità bronchiale fino a arrivare alle vere e proprie forme di asma, anche le sindromi rino-sinuso-bronchiali che magari erano tollerate dal paziente fino a prima di questi virus così fortemente patogeni e virulenti a livello sintomatico sulle vie aeree. E naturalmente fare una manutenzione di questi soggetti borderline, e vediamo che oggi è molto semplice curare le patologie allergiche a livello delle vie respiratorie, vuol dire anche prevenire aggravamenti nel caso del contagio con uno dei tanti virus respiratori che purtroppo, con cui purtroppo oggi dobbiamo imparare a convivere, sia pure oggi sappiamo come il virus SARS-CoV-2 sia estremamente ridimensionato in termini di gravità della malattia, però il virus continua ad esistere, continua a dare malattia. Se sottraiamo il pabulum, il substrato infiammatorio tipico dell'allergia, ad esempio, ma anche delle rinite vasomotorie, ma anche delle sinusiti infettive o anche delle adenoidi ingrossate in un bambino o anche nell'adulto, perché E a sappiamo che questo le adenoidi. vorrei venire, Presidente. Allora, intanto vorrei ricordare che lei è Presidente anche della Società Italiana di Chirurgia Mininvasiva e quindi è una prestigiosa società di cui lei è a capo. A proposito delle tonsille adenoidi, allora, prima c'era la, io dico, cattiva abitudine che tutti i bambini anni 60, 70 venivano tolte tonsille adenoidi in un'unica seduta. Avevi la febbre? A 3-4 anni via, tutti in fila a essere operati. Col forbicione, perché all'epoca non c'era nemmeno la chirurgia mininvasiva, e ti ritrovai nella corsia dell'ospedale col ghiacciolo che ovviamente i bambini tiravano alle mamme perché con quel dolore era impossibile, però insomma era una forma per addomesticare il dolore. Adesso invece si va sempre di più e meno male verso una chirurgia mininvasiva, ma soprattutto conservativa, perché avete nel tempo capito che anche le tonsille ed adenoidi, laddove pure infiammate, esistono delle terapie per sfermarle anche negli anni, perché ci sono bambini che nascono con queste problematiche, però è meglio comunque tenerle che toglierle perché sono un filtro
tutto l'arrivo dei batteri, di tutto quello che comporta, insomma, vivere. È così, professore? Tutto giusto, dottoressa Veneziani. Quello che in più abbiamo capito è che veramente conservare è sempre meglio che asportare. In questo la tecnologia ci viene in soccorso, cioè oggi abbiamo a disposizione una moltitudine di possibilità tra togliere le tonsille e le adenoidi e lasciarle, per cui siamo veramente in grado di eseguire quella che oggi chiamiamo e sposiamo in maniera completa, fare una medicina e una chirurgia personalizzata, minimamente invasiva, massimamente conservativa, che può modulare il rimodellamento dell'adenoide e della tonsilla senza toglierla del tutto, ma magari un piccolo ascesso, un prolasso nel suo compartimento superiore può essere rimodellato, può essere smussato, può essere sgonfiato, ridotto senza necessariamente sacrificare tutto l'organo. E quindi pensiamo come fosse una mela con una piccola Una parte piccola parte rovinata viene attaccata. tolta quella parte. Infatti, professore, la chirurgia mini-invasiva, a parte che è il futuro e sta cambiando la vita alle persone, in questo modo si allunga anche l'aspettativa di vita, perché una volta si toglieva tutto. Hai un male lì, taglia, quell'altro taglia, quell'altro taglia. Infatti la generazione degli anni 60, se uno si confronta, sono tutti senza tonsilla, adenoidi, qualsiasi cosa veniva tolta. Se ne conosceva, come ricordava lei, appieno la funzionalità e la preziosa importanza nella catena della produzione immunitaria della persona. Quindi, in buona fede, naturalmente, non avendo Certo, altre certo. modalità, si pensava di toglierla, ma oggi sarebbe definito un overtreatment, un pochino come se per una lesione di un menisco, di un ginocchio, eseguissimo una protesi di ginocchio quando si può fare un'artroscopia. Ecco. Sempre per fare una metafora che può essere più chiara, E questa è oggi una facciamo meraviglia, trattamenti e questa è una personalizzati meraviglia. che si basano sull'innovazione tecnologica, naturalmente, se no senza quello è impossibile, devi per forza col bisturi o togliere o lasciare, on-off. La fa da padrone anche la tecnologia, come diceva giustamente lei, perché adesso avete questi robot che riescono con una grande precisione ad operare senza fare quei tagli infiniti che Sì, esistevano una volta, dove il post-operatorio era più per il dolore del taglio che non proprio per l'intervento, perché insomma erano aperture anche importanti. era Però anche in difficile questo, scegliere. professore, voi fate corsi e corsi per saperli usare, perché la robotica è appannaggio di un'alta specialità. Cioè, non è che tutti possono prendere, approcciarsi e sedersi lì con quei manubri, perché è fantascienza, insomma. Assolutamente. Quello che bisogna ricordare, mi dà l'occasione, la ringrazio per questo, che la tecnologia da sola non esegue l'intervento, è sempre la mano del chirurgo e per meglio dire la testa del chirurgo che muove lo strumento, quindi nelle indicazioni, nell'aggiornamento tecnologico, nell'esecuzione dell'intervento c'è assoluta necessità di formazione. Oggi le tecnologie e il fiorire delle possibilità online, anche delle università, qui parliamo in casa di Unicusano, che è una prestigiosa università che fa della formazione, abbiamo una moltitudine di master in questo senso, uno anche un master nostro che sta avendo un grande successo, in cui parliamo tra le altre di queste tematiche, è molto importante e mandatorio aggiornarsi continuamente perché per chi si occupa di queste tecnologie, come nel caso della nostra scuola, dei nostri filoni di ricerche, magari siamo un pochino facilitati perché ce ne occupiamo di migliorare, di scrivere i protocolli, di disegnare con l'aiuto dei bioingegneri tutta una moltitudine di strumentazioni e di medical device, però quello che è importante è distribuire nella periferia questo sapere, queste innovazioni che se no rimangono appannaggio di pochi centri e naturalmente questo in medicina è un insuccesso. Certo, professore, io l'ho chiamata perché lei, insomma, è un luminare. Poi dopo ho scoperto successivamente che lei insegna qui all'Università Cusano. Quindi Sì. l'avevo in casa e non lo sapevo. Ma io Mia credo. mea culpa, come si dice, però è conosciutissimo. Lei è professore e poi è arrivata a vedere il curriculum e dico, ma sta pure all'Unicusano. Quindi lei insegna anche qui. Che cosa insegna, Sì. professore? Dunque, io sono sempre, mi occupo, la mia targa di riconoscimento sono le nuove tecnologie a basso impatto sul paziente e quindi molto conservative. E quindi una delle mie specialità, io sono sia otorinolaringoiatra che audiologo e quindi uno dei miei focus è l'otorinopediatrica e quindi ho pensato anche lì di
così condividere con i nostri discenti, con un panel di esperti molto bravi che vengono un po' da tutta Italia, anche da fuori dall'Italia, un master di audiologia infantile in cui tra le altre cose facciamo un update per chi magari non ha avuto occasione in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni di aggiornarsi su tutto quanto è uscito sull'argomento, anche per esempio sulla manutenzione e sull'importanza delle terapie precoci mininvasive per ristabilire una buona ventilazione del sistema naso-orecchio e poi, come spieghiamo in molte ore di lezione, è un master di secondo livello, Che fa qui quanto a Lagusano, questo altro master per qui. un Lucano sono dei master online. Io credo moltissimo nella formazione online, credo moltissimo nella tecnologia e con un Lucano ho trovato veramente un partner ideale per la nostra attività di formazione e di informazione. Professore, allora, torniamo un attimo. Io vorrei anche sapere una cosa per tutti gli allergici che sono all'ascolto, ma esiste anche una componente genetica? Nel senso, io avevo mio padre che era un allergico e poi mi sono ritrovata questa eredità, mio malgrado. E poi per curiosità ho voluto fare la mappatura genetica e effettivamente risultava che io avevo delle cose che erano proprio originarie alla mia nascita e quindi senza scampo. Quindi c'è una componente genetica. Assolutamente vero, la familiarità nell'allergia è fortissima. Se i genitori sono allergici, se entrambi i genitori sono allergici, si ha la quasi certezza che il figlio porterà una qualche alterazione di allergia inalante o alimentare o cutanea. Quindi è molto importante lanciare questo messaggio quando si ha uno o due genitori allergici o nel gentilizio diretto, naturalmente, ci sia la storia di allergia, uno shock anafilattico, un asma infantile o anche insorto in età adulta, perché sappiamo che l'allergia non è più come in passato, che si nasceva allergici e poi si guariva nel tempo. Oggi purtroppo, per i motivi che ricordava all'inizio della nostra intervista, si può diventare allergici per quello che respiriamo, per quello che mangiamo, per Certo. la miscela inedita a cui il nostro sistema immunitario va incontro nello scorrere della vita. E Infatti c'è quindi una ricerca, professore, che avrà sicuramente lei letto, della SIMA, la Società Italiana di Medicina Ambientale di Milano, dell'Università di Milano, che dice che loro hanno proprio a Milano un gruppo enorme di persone allergiche perché lì c'è un inquinamento atmosferico pazzesco. esatto, E come loro. quindi rispetto alle altre città italiane, che Roma pure insomma la fa da padrona per quanto riguarda l'inquinamento, però sempre meno rispetto a Milano. E lì c'è proprio un campione altissimo di persone allergiche diventate da adulte, non nate con allergia. Esatto, però è importante riconoscere precocemente se c'è un fattore di rischio per trattarle con le immunoterapie specifiche, con tante terapie che abbiamo a disposizione per modificare la storia naturale dell'allergico e azzerarlo, oppure comunque sia rendere le manifestazioni cliniche meno importanti. A Roma, per esempio, il caldo, la temperatura migliore, la minore umidità mista al foghi, all'inquinamento rispetto a Milano, per esempio, ci facilita nel senso che gli allergeni sono tipicamente più termolabili, quindi l'ambiente caldo e più così aerato genericamente sfavorisce il proliferare e l'accumularsi degli allergeni. Pensiamo alle muffe, uno su tutti, un allergene Sì. molto violento, per esempio per le passe vie aeree, quello col caldo muore. Infatti il professor Schiavino, famoso allergologo primario dell'ospedale Gemelli di Roma, è solito ripetere che per gli allergici dovrebbero cambiare città, andare tutti a Sharm dove c'è un caldo secco che assolutamente annulla tutte le allergie. Quindi insomma dovremmo noi allergici fare un viaggio della salute e prendere la residenza Dice e poi Domenico lavorare col molto web, bene no? e ci dà occasione di ricordare questo, Smart esatto. working. Un consiglio in casa dell'allergico: sempre aerare le stanze, i locali dove si soggiorna e non dimentichiamo gli ambienti di lavoro. Tante volte gli ambienti di lavoro, tipicamente le banche, per fare un esempio qualsiasi, ma moltissimi uffici sono Sono ambienti chiusi, chiusi, è vero, vero. moltissimi hotel, quindi quello purtroppo magari complice una moquette, complice un Però arredo. bisogna areare i locali, questo è fondamentale Aereare anche in casa e soprattutto in casa dove dormiamo. Tenete le finestre aperte parecchio, un'ora, 2 ore, fate cambiare aria, perché poi la notte si dorme lì e quindi prendiamo i residui di quello che è stanziato durante la giornata e bene non fa. Ma non a caso negli ospedali si
Se qualcuno ha avuto, insomma, qualche piccolo problema, magari ha dovuto stare in ospedale, alle 5 di mattina arrivano, aprono tutto, pure se nevica. C'è questa abitudine, no? Che i pazienti stanno lì terrorizzati con il freddo, però l'aria va cambiata, è giusto così, è giusto così. Professore, allora io vorrei arrivare a questo micro droplet che rappresenta il futuro, una scoperta veramente innovativa da parte sua, questo nuovo micro droplet. Ci dica di che cosa si tratta e come e in che maniera può essere utilizzato, professore. Sì, quello è stato il punto di arrivo di un progetto di ricerca che ho avuto l'onore di dirigere e di seguire per quasi 5 anni, che è nato da un'invenzione di un genio italico, il professor Bruno Brandimarte, che è una persona per gli addetti ai lavori molto nota, ha inventato tanti medical device che utilizziamo quotidianamente nelle terapie di tantissime patologie di largo impatto sociale. Questa volta il vaporizzatore molecolare o micro droplet è un inalatore che è in grado di far trasformare una sostanza liquida in una sostanza gassosa nel giro di pochi secondi. Quindi, sempre per semplificare per così un pubblico generalista, è una sorta di aerosol, passatemi la metafora, anche se non ha niente a che vedere con l'aerosol, che è in grado di micronizzare in maniera infinitamente migliore e diversa le molecole farmacologicamente attive e somministrarle, per esempio, nella via respiratoria fino a raggiungere gli alveoli più distali, cosa che è impossibile con gli attuali aerosol in commercio e impossibile con qualsiasi terapia se non a patto di somministrazioni endovenose molto invasive, anche pericolose e soprattutto non sempre efficaci per la lentezza della Dell'assorbimento. efficacia. Sappiamo purtroppo in epoca Covid quante bronchiti, quante polmoniti hanno poi dato un esito infausto per la difficoltà nel trattare questi pazienti in maniera tempestiva e nel raggiungere le sacche di infiammazione e di infezione troppo distali, troppo lontane dalle vie aeree. Quindi terapie broncopolmonari, poi terapie delle rinosinusiti, le otiti col vaporizzatore e micro droplet, siamo in grado in poche decine di secondi, 40-50 secondi, di entrare nell'orecchio medio con una cannula nasale che eroga questo gas che prescinde, e vediamo ha un'altra caratteristica innovativa di questo nuovo device, prescinde dalla forza inalatoria del paziente, cioè il gas automaticamente a pressione viene spinto dentro le cavità infiammate o infette. Un'altra cosa che ci ha dato una grandissima soddisfazione scientifica che abbiamo pubblicato nelle riviste più autorevoli del settore, è stato documentare per la prima volta nel mondo, ancora una volta col micro droplet, il passaggio dalla via nasale attraverso la barriera ematoencefalica e raggiungere il cervello. Quindi abbiamo la possibilità con questa inalazione di gas somministrato con questo particolare procedimento innovativo brevettato del micro droplet di attraversare una barriera che voi tutti saprete probabilmente essere impenetrabile a qualsiasi altro spray, a qualsiasi altra sostanza somministrata per via nasale. Quindi si apre la strada a possibili terapie di metastasi e tumori cerebrali Io qui piuttosto. volevo arrivare, professore. Il glioblastoma, che è uno dei tumori più aggressivi, dolorosi, pazzeschi, che colpisce il cervello. In questo modo, con questa sua Avremo tecnologia, c'è la una possibilità di arrivare in maniera mirata, perché il problema di questi tumori è passare la corteccia cerebrale e l'intervento non sempre, insomma, è indicato, anche perché è abbastanza impegnativo un intervento al cervello. Quindi c'è la possibilità di selezionare e andare a colpire la parte malata, è una cosa incredibile questa, questa è una professore. parte incredibile degli studi e così adesso a volo d'uccello stiamo trattando le tantissime applicazioni cliniche del micro droplet, cioè un'applicazione anche transcutanea per l'alopecia, la perdita dei capelli, piuttosto che la somministrazione di acido ialuronico per le rughe perioculari, le cosiddette zampe di galline o per le artriti in Ah, anche ortopedia. per le Però, artriti. rimanendo esatto sull'applicazione anticorpale, quindi anche oncologica, gli studi del professor Novelli all'Università di Tor Vergata, con cui abbiamo avuto l'onore e il pregio di collaborare, hanno Collabora anche con dimostrato. Cusano, eh? Apro, chiudo Esatto. parentesi, professor Novelli dirige il laboratorio di Certo. scienza dell'Università Cusano, quindi siamo tutti in Collega. famiglia.
Ci Sì, con cui ha ritroviamo tutti. collaborato Sacchini dello Sloan Kettering di New York. E, insomma, per concludere, Novelli ha documentato, ha dimostrato che gli anticorpi monoclonali non vengono degradati quando somministrati con vaporizzatore molecolare, e quindi un potenziale uso in oncologia per le metastasi cerebrali del cancro al seno piuttosto che del glioblastoma stesso, e per esempio per la terapia del Covid. Il suo studio di Novelli sulla somministrazione del vaccino Il Covid. vaccino che era lo studio che stava portando avanti la Pfizer e la Moderna e non c'erano ancora riusciti a fare questo vaccino vaporizzabile, potremmo dire, non so come usare il termine, però l'avete fregati voi, insomma, siete arrivati prima voi con Sì, questa scoperta. ha un focus su questo da molti anni, è un nome internazionalmente riconosciuto. Noi con vaporizzatore molecolare abbiamo dimostrato questo, abbiamo proposto anche una terapia universale del Covid, somministrando per i casi già conclamati di malattia una sostanza in sostanza che mima il recettore ACE2, che è quello che viene colpito dal Sto dal Covid. Una Covid. distruzione dell'albero respiratorio per far sì che questa battaglia tra il virus e il recettore avvenga nel torrente circolatorio, inattivato il virus rapidamente venga escreto nelle urine e nell'apparato gastrointestinale, e quindi in sostanza senza sviluppare malattia, per distogliere in casi di Covid con infezione già avvenuta, quindi quando il vaccino o non è stato efficace o non è stato del tutto somministrato, distogliere il danno Allora, mucosale. professore, questa è la scoperta del futuro. Io siamo in chiusura, qualche secondo, le voglio chiedere solo una cosa, velocissima. Controindicazioni ci sono? Controindicazioni, come tutte le nuove vie di somministrazioni, dobbiamo essere molto attenti nei profili di farmacocinetica e di farmacodinamica, perché vaporizzatore molecolare microdroplet è in grado di erogare in maniera molto precisa e molto efficace tutto il farmaco. Quindi dobbiamo assolutamente rimodulare in senso down regolatorio, cioè ridurre il dosaggio dei farmaci che utilizziamo, fosse il paracetamolo, fosse Certo, perché altrimenti c'è una capacità di immediata di assorbimento. Esatto, è Ecco. enormemente maggiore, e quindi E quindi, chemioterapici certo, andrà nell'oncologia, però naturalmente la regolata dose la quantità, può certo. diventare fortissima. Quindi questo è lo stato attuale della nostra ricerca, è basato proprio su questo, cioè stabilire dei protocolli personalizzati, perché abbiamo messo a punto una nuova rivoluzionaria via di somministrazione che prima di oggi non c'era. È come se ad oggi avessimo inventato la via endovenosa, quando fino a ieri i farmaci Questa si è la somministravano. scoperta, professore. Lei ne parla in maniera così modesta, come sono proprio i grandi scienziati che hanno questo tipo di atteggiamento nei confronti della scienza. Ma questa è la scoperta del futuro, perché, professore, avere il bersaglio da poter attaccare in maniera diretta, senza la mediazione della digestione, dell'assorbimento della pelle, eccetera, eccetera, vuol dire curare con tempestività qualsiasi tipo di patologia, insomma, e superare poi le barriere del corpo umano, come abbiamo parlato, per esempio, del cervello, la corteccia cerebrale, eccetera. Questa è la scoperta del secolo, professore. Io la devo salutare, avrei voluto parlare con lei ancora, ma ci rivedremo. Per gli aggiornamenti di questa grande scoperta. Io voglio ringraziare il professor Lino Di Rienzo Businco, otorinolaringoiatra e audiologo, ma tanto altro. Grazie infinite per averci portato a conoscenza di questa grande scoperta. Buon lavoro, professore, e appuntamento alle prossime interviste. Grazie Grazie. dell'ospitalità e grazie a tutti. Grazie, professore. Allora, diamo la linea alla pubblicità, poi ancora tanti ospiti, a dritti al punto.